Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Rave Game. Oggi siamo qui con le uscite di settembre e iniziano i mesi caldi per quanto riguarda i videogiochi. Visto che ci avviciniamo alla fine dell'anno e abbiamo anche ottobre e novembre che ci saranno tutte le bombe di fine anno. E questo mese ovviamente non è davvero per nulla. E ti dirò un'altra cosa, da praticamente l'uscita di Zelda quasi ogni mese almeno una grossa c'è stata. Quindi tanta roba ultimamente. Anche se c'è stato qualche mese un pelo più morticino, è uscita la roba seria. Diablo, Baldur's Gate. E iniziamo subito con la bomba, proprio quella pazzesca. E parliamo finalmente, dopo tanta attesa e uno slittamento di più di un anno, uscirà il 6 settembre per Xbox e PC Starfield. Tanta roba. Ne abbiamo parlato tantissimo negli scorsi mesi. Tra le migliori uscite dell'anno, se riesce. Sempre se riesce, perché sembra ancora, è tutto da vedere. Non c'è recensioni, esatto. Non c'è nulla. Nessuno l'ha provato ancora, se non loro. Comunque è da vedere. Anche se potrebbe essere una bella cantonata, oppure vogliono tenere l'hype così alto e aspettare cosa dicono le persone. È un po' particolare questa situazione, sì. Perché comunque sappiamo gli inciamponi di Xbox nell'ultimo periodo. È importante che Starfield sia buono. Sì, perché in caso contrario farà incazzare molta gente. Sì, perché tante persone comunque hanno comprato la console per Starfield. Quindi se avranno un gioco fatto male sarà un problema, anche perché molte delle persone che sono passate anche a Xbox, o perlomeno Game Pass, tutto quello che è il mondo Xbox, l'ha fatto anche per Bethesda e per le ultime acquisizioni. Quindi se le acquisizioni che hanno fatto non daranno i frutti, sarà un po' un problema. Io ho rinnovato il Game Pass, però non per Starfield solo, fortunatamente. Quindi anche se fosse un flop, diciamo, non sarei così incazzato. Questo mese esce un altro gioco che su Game Pass a me interessa tantissimo, anche più di Starfield, onestamente. Però il 6 settembre lo aspettiamo con ansia per vedere questi risultati, per vedere il gioco di Bethesda e di Microsoft. Quella che potrebbe essere la più grande esclusiva mai fatta, o la peggiore esclusiva mai fatta. Se riesce a fare tutto quello che hanno detto, per me è il GOTY di quest'anno, sì. Onestamente. Se fa quello che hanno promesso, sì. Il GOTY, proprio a mani basse. Sì, però devo fare tutto. Anche se ci sono tantissimi titoli validi, attenzione, però, come appunto, Baldur's Gate. Baldur's Gate è un gioco che ha detto e ha promesso che farà. Quindi lì tutte le promesse sono state mantenute per la qualità del gioco, sì. Che è uscita. Quindi dovrà fare Starfield pure. Io l'ho visto, fantastico Baldur's Gate 3. Quindi questo qua dovrà impegnarsi molto. L'8 settembre, per tutte le piattaforme, come al solito, uscirà il gioco per eccellenza per quanto riguarda il basket. E parliamo di NBA 2K24. Vabbè, qui c'è poco da dire, ogni anno NBA sembra una garanzia di qualità di gioco. Non sono ferrato sul basket, quindi la qualità io la vedo semplicemente a livello grafico, poi il gameplay ovviamente questo è per chi è più pratico dello sport. Però io l'ho giochicchiato, qualche capitolo, molto divertente. Questo gioco secondo me è fantastico. Io non conosco bene neanche il gioco del basket, però quello che ho visto graficamente è pazzesco. Hanno pure mostrato nel trailer la comparison tra il movimento reale e quello del gioco. È difficile distinguere quello reale dal gioco, quindi un lavoro pazzesco. Secondo me top gioco. Il 14 settembre per tutte le console, tranne per Switch, uscirà The Crew Motorfest. Bellissimo, mi è piaciuto tantissimo quello che ho visto. Una festa per gli occhi. Mi è sembrato un misto tra Asphalt Urban e il nuovo Horizon con quella nuova mod di Hot Wheels, molto simile. Quindi una festa veramente per gli occhi, molto divertente per un'esperienza arcade. Secondo me è un gioco da giocare. Assolutissimamente da giocare. Io ho giocato The Crew 2, è veramente divertente. Un gioco di guida ben fatto, brava Ubisoft, almeno su questo sei veramente a top. Una valida alternativa, magari chi non ha Xbox non può giocare a Forza Motorsport o Forza Horizon, perché è molto simile come struttura. Di ambientazione, visto che questo è ambientato anche nelle Hawaii, quindi tutto colorato, veramente bello. Anche se questo a quanto pare è solo automobilistico, invece l'originale The Crew contiene praticamente tutti i veicoli possibili ed immaginabili, pure veicoli d'acqua, pure aerei, elicotteri e così via. Questo invece è dedicato solamente alle auto. Il 19 settembre, per tutte le piattaforme eccetto Switch, e parliamo del gioco che vi ho detto prima, quello che più attendo, Lies of P. Ragazzi, unite Bloodborne, tutte le sue meccaniche, perché il feedback è quello di Bloodborne, e su questo sono contento, finalmente sono riusciti a copiare bene un gioco di From, quindi sono bravissimi questi ragazzi, con le ambientazioni in versione dark di Pinocchio. Quindi avremo
tutti i personaggi presenti nell'opera di Collodi in versione dark, oscura. Io personalmente ho provato pure la demo, e infatti posso dire che è veramente da giocare, è bellissimo, funziona perfettamente. È divertente, difficile al punto giusto, belli dialoghi, bella la grafica, gira perfettamente a 60 fps su PC, veramente ottimo. Non vedo l'ora che esca. Lies of P mi sembra un gioco molto interessante. Io l'ho visto solo in live dal carissimo amico Sam, che salutiamo. E sinceramente mi è sembrato un ottimo gioco, mi è sembrato buono il comparto tecnico, anche se per alcuni aspetti la grafica diciamo che è anche un po' figlia della vecchia generazione, perché sì, alcune cose sono un po' lasciate andare. Secondo me poteva essere fatto un po' meglio, anche se da questo studio di sviluppo comunque non mi aspetto tanto di più, anzi hanno fatto un lavoro molto buono. Parliamo sempre secondo me è un gioco da giocare. Parliamo sempre di uno studio indipendente. Il 19 settembre uscirà un altro gioco che secondo me spaccherà tanto, perché è stata una ventata di aria fresca nel picchiaduro, soprattutto per questo picchiaduro, e parliamo di Mortal Kombat 1, che uscirà per tutte le console next gen. Fantastico, a me è piaciuto tantissimo quello che ho visto nei gameplay trailer, bellissimo proprio i movimenti, di una fluidità, di una velocità che non si vedeva da tanto tempo, anzi secondo me non si è mai visto una fluidità del genere, neanche Tekken o ad altri che comunque sembrano più fluidi, non sono fluidi come questo Mortal Kombat 1, quindi è da giocare assolutissimo. Anche perché io non lo gioco da tantissimo tempo, proprio perché non sopportavo la legnosità di Mortal Kombat. Io ho, diciamo, ripreso Mortal Kombat, anch'io per anni non l'ho giocato per lo stesso motivo. Ho ripreso da tempi Mortal Kombat 9, imperfetto ma già qualcosa di meglio, e poi ho giocato sia il 10 e l'11, che sono stati al tempo una rivoluzione, perché hanno completamente cambiato il sistema di gioco. Man mano sempre più fluido, qui ha raggiunto, secondo me, l'apice, proprio una rivoluzione, un Mortal Kombat rivoluzionario, al punto che lo l'hanno chiamato Mortal Kombat 1, un nuovo inizio a livello di gameplay veramente fluidissimo, senza però snaturare le movenze classiche dei personaggi. Quindi le mosse sono quelle, però solamente fluide, senza le legnosità che ha avuto per anni questo brand. Comunque quest'anno è stato un anno buono per i picchiaduro, perché sembra che hanno capito che dovevano smussare proprio questa legnosità che c'era nei vecchi picchiaduro, soprattutto Street Fighters. Sì, che ce l'ha fatto. E l'ha fatto, e l'ha fatto veramente bene. Il 21 settembre per le console next gen e ovviamente PC uscirà lo sparatutto cooperativo più famoso, più giocato, tuttora giocato persino il suo precedente capitolo. Parliamo di Payday 3, il terzo capitolo di questo gioco praticamente immortale, visto che ora giocano al 2, passeranno tutti a giocare al 3, perché quando ho visto è migliore del 2, che già il 2 noi l'abbiamo giochicchiato un po' ed è bellissimo. Ma si trova ancora un sacco di gente online. Sì, ancora pieno. Cioè, se tu ti vuoi fare una partita, la trovi tranquillamente. Chi non lo giocava più può tornare a fare le rapine nei modi più bizzarri possibili. Io ho giocato un po' Payday 2 ed è fighissimo, molto cacerone, simpatico, divertente. Payday 3 sembra quasi simile. Hanno cambiato i modelli delle macchine e qualche texture, perché poi è molto simile graficamente. Poi ho visto comunque delle cose in più rispetto a quello là vecchio. Il 28 settembre un'altra uscita molto carina, soprattutto perché si parla di un free to play, quindi gratis è meglio per tutte le console. Uscirà Disney Speedstorm, che dire, è uno dei classici giochi che ormai da una vita c'è, che praticamente sono i cloni di Mario Kart. Hanno iniziato con Crash e poi questo filone è continuato. Il gioco sembra carino, tutto sommato, anche se alcune cose mi hanno convinto poco, mi è sembrato anche laggare durante la presentazione, nel trailer di presentazione, quindi già quando lagga qualcosa si deve vedere poi com'è tecnicamente. Padda la mano. Esatto, però potrebbe essere un onestissimo clone di Mario Kart e gratuitamente, secondo me, da giocare. Allora, dico alcune informazioni. Il gioco già c'è da un pezzo in accesso anticipato per chi acquistava i Founder Pack. Adesso esce ufficialmente per tutti. Purtroppo il gioco è un po' pieno di microtransazioni. Non so a che livello. Non so se sono solo estetiche o anche di meccanica. Spero solo estetiche. Disney, ti devi preoccupare delle microtransazioni per giocare. E siamo all'ultima uscita importante, anche se è la peggiore. Parliamo di EA Sport FC 24 ed uscirà il 29 settembre per tutte le piattaforme. Allora, ormai da anni non ho più interesse. L'unico in cui ho avuto minimo di interesse, ho giochicchiato ogni tanto, è stato eFootball, che negli anni è migliorato tantissimo. Qui invece non vedo miglioramento, vedo sempre lo stesso identico gioco. No, secondo me c'è anche un passo indietro, perché guardando il trailer mi ha ricordato tantissimo, e non è una cosa bella, anche se il gioco all'epoca era bello, mi ha ricordato tantissimo PS4 per PC, ed è grave.
veramente la cosa più brutta che abbia mai visto negli ultimi anni, veramente. Forse è stato superato solo da PES quando uscì il primo anno free to play, che era veramente brutto, che poi è stato sistemato. Però far pagare un gioco del genere nel 2023 per essere il gioco sportivo che ti dovrei portare fino al 2024, fino a quando esce il 25, veramente brutto. Poi il gioco è sembrato che è rimasto un po' nel 2010-2012, anzi l'hanno peggiorato nel tempo, quindi sono un po' senza parole per la presa di posizione e di lavoro di FIFA negli ultimi anni. Questo secondo me è proprio il fondo. E con questo direi di chiudere, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Sotto trovate tutti i link per contattarci. Alla prossima, ciao ragazzi! Ciao ragazzi!